è una macchina, un orologio preciso. Bene, sono allenato. Sì, la tenete a barricata. Ti sei cronometrato in testa? No, accompagnato. E questi che siamo qui. Sono l'unico, Draghi. Ma i quartieri. Simone pure è sintetico. La città che sta dietro tutta questa iniziativa, quelle proposte lì sono lo sbarramento che, a cui alludeva Luigi per nei confronti della democrazia. Beni preziosi, dimenticati e che però ci sono. Campo di Simone Ferrucci. Oggi farò un intervento un tantino diverso da quelli che abbiamo potuto avere sul territorio delle associazioni del passato. La giornata di oggi ha un senso diverso. È una giornata corale dove i rappresentanti dei comitati hanno piena dignità a parlare di questa gente, in quanto i temi di cui stiamo parlando sono temi del patrimonio e del demanio dello Stato. Fatta questa tutta premessa del principio, entro nel merito dell'associazione Campo di Cera di Roma, che è un'associazione fondata nel 2007, per chi non abbiamo il modo di conoscere, con l'unico scopo, l'unico ma il grande scopo, di andare a riqualificare i porti appunto della città di Roma, che sono 15 beni. In parte ancora impiegati con un uso governativo, quindi dello Stato, polizia, guardia di finanza, in alcune parti già dismessi. Uno di questi beni, che è il Forte Antenna, è di proprietà del Comune di Roma dal 1958, anche se solo ultimamente è stato perfezionato il passaggio dall'Agenzia del Demanio. Dal 58 oggi il Forte è abitato da alcune persone con un titolo più o meno, diciamo, coerente con quello che dovrebbe essere una normale assegnazione, ed è impossibile alla cittadinanza poter fruire di un forte che già negli interventi del programma Roma Capitale della fine degli anni 90 era previsto da destinare all'ostello della gioventù. Ostello della gioventù che oggi a Roma, capitale della cultura, una delle principali capitali della cultura europea, non esiste più. È stato fuori d'alito ed è stato, come dire, mandato via dal CONI che doveva reimpiegare quelli spazi per altre funzioni, e noi ad oggi non abbiamo più un ostello della gioventù che facente parte della catena di Art Hostel internazionale. Quindi lascio a voi la valutazione su questo aspetto. Perché succede questo? Perché non è un tema politico predominante, perché lo stesso e volentieri gli interessi collettivi della popolazione, quanto da essa non vengono ben rappresentati, non diventano un tema politico, perché non vanno a interessare la comunità politica che invece dovrebbe dare anche risposte alla cittadinanza, anche se la cittadinanza non riesce sempre a organizzarsi. Allora, per questo ritorno sul tema con cui iniziamo. Il fatto della presenza dei comitati, almeno per questo particolare tema che mi sta a cuore, che sta a cuore alla nostra associazione che comincia la Roma dei Forti, è determinante nel rapporto con i comitati, perché sono gli unici probabilmente riescono a sensibilizzare i decisori politici prima dei tecnici con nome delle mani della sovrintendenza, i decisori politici a destinare delle risorse economiche per dei beni che altrimenti non solo non sono fruiti, ma senza rischio continuano oramai da tanto tempo a depauperare il proprio valore, che se non vengono manutenzionati cadono letteralmente a pezzi. Potete osservare da voi aggregandovi via del Forte Antenna e vedendo l'ingresso del Forte in quale condizione è ridotto. Adesso l'intervento lo farò in due blocchi, una prima parte relativa a delle considerazioni generali e pratiche sulla tenuta del 2010 e un'altra parte sulle attività che stiamo ponendo in essere da diverso tempo. Allora, una questione di principio e una precisazione. Il piano di pianificazione e valutazione delle aree militari in dismissione è un piano nazionale portato avanti dal governo Berlusconi su precise indicazioni del Ministero delle Finanze per andare, come già in altri precedenti governi,
finanziaria da destinare all'abbattimento del debito pubblico. Quindi un piano non presentato dal Comune di Roma, ma presentato al Comune di Roma. Quando questo piano è stato presentato, in cui è stato fatto un accordo di programma con il Ministero della Difesa, la scelta delle 15 aree inserite nella delibera, che poi è stata approvata successivamente, è stata una scelta unilaterale del Ministero della Difesa e quindi dello Stato italiano. L'attuale sindaco quindi ha dovuto, perché non si trova a dover gestire una cosa che è stata decisa unilateralmente, quindi c'è un peccato originale che sta in questa delibera ed è un peccato dello Stato, che è quello di scaricare su degli enti territoriali, senza dare alcuna risorsa aggiuntiva, l'onere di dover far digerire alle popolazioni locali un piano che ha diversi punti in cui può essere attaccato. Allora, io ho avuto modo di fare parecchie chiacchierate, non solo con Ennio Romano, questa qui, ma anche con tante persone che la pensano sia in senso politico, sia in senso culturale, in modo molto diverso. Però su questo tema c'è stata comunque una certa convergenza sul fatto che è necessario senz'altro procedere alla valorizzazione e che sicuramente è un'occasione per la città andare a togliere delle aree militari, visto che è cambiato il modello di difesa e visto che non c'è più bisogno, come era prima, di tanti e tanti militari. Quindi su questo si è d'accordo da ambo le parti. Il problema si chiama dialogo. Per creare il dialogo ci vuole fiducia, per creare fiducia ci vuole che lo Stato investa sul territorio delle risorse per creare questo dialogo. Il tema della partecipazione di cui è stato parlato prima è significativamente questo, il che non significa che bisogna, come dire, ascoltare al 100% i comitati, perché anche i comitati possono avere i loro grandissimi sbagli in determinate occasioni, perché magari sono ignoranti, perché magari non conoscono bene tutti gli aspetti tecnici, ma sicuramente non ci si può nascondere, non si può mettere la testa sotto la sabbia. Quindi questo, diciamo, è il punto fondamentale per cui probabilmente se la stessa delibera fosse stata presentata, si fosse investito in partecipazione cercando di capire cosa dal territorio in cambio poteva ritornare indietro, probabilmente lo stesso tipo di delibera avrebbe trovato un diverso andamento, perché in alcuni casi questo è stato possibile, ci sono diversi casi in Italia dove dai processi partecipativi non solo c'è stato un beneficio da parte della popolazione, ma c'è stato un beneficio anche per gli operatori economici che su quel territorio devono intervenire. Quindi questo è l'aspetto, diciamo, fondamentale. Per quanto riguarda la qualità, tanti pensano che, lo dico in qualità in caso dell'architettura, tanti pensano, no, che con il concorso d'architettura si possa andare a risolvere il problema. Abbiamo visto con la promessa dell'ARA che non è vero, perché lì fu fatto un concorso di architettura e c'è stata comunque una grossa pressione da parte della popolazione. Quindi il problema semmai è la qualità del programma funzionale. Il programma funzionale deve essere verificato sul territorio, bisogna investire risorse affinché questo possa essere fatto, poi si può procedere a un concorso sulla qualità anche dell'architettura. Chiudo quanto riguarda le attività che possono essere l'associazione Campo Vincita da Roma e il gruppo disciplinare molto forte che si è creato su questo tema e che in questi anni abbiamo avuto modo di sviluppare appunto un dialogo istituzionale sia con la Sovrintendenza di Stato quanto con l'Agenzia del Demanio e con il Comune di Roma, con cui collaboriamo fin dal 2007, partendo dalla forte confluenza che era uno dei forti appunto che poi è stato definanziato dall'ultima consigliatura e sta proseguendo su un programma complessivo che vada a leggere tutti i forti in modo tale da poter poi andare a confronto con la Sovrintendenza di Stato su questi temi. Qui faccio un piccolo inciso fondamentale, ovviamente chiudo. La Sovrintendenza di Stato anch'essa deve fare uno sforzo perché va sostanzialmente interpretato il codice dei beni culturali e visto che siamo in una città come quella di Roma dove c'è un'offerta museale letteralmente sconfinata, non è possibile immaginare il riuso di questi beni solo, come dire, ai fini strettamente connessi a quanto recita il codice. C'è bisogno di uno sforzo maggiore.
maggiore, lo sforzo che possa prevedere delle destinazioni compatibili che hanno comunque alla base la fruizione da parte del pubblico in quanto sono temi del tema storico e artistico, ma che possono ospitare, allocare delle attività che con questo patrimonio siano coerenti. Su questo cito due casi fondamentali, uno attivato autonomamente dal 15° municipio sul Forte Portuense, che ha visto negli ultimi anni organizzare degli eventi spot che sono spot le risorse, ma che ha permesso a quel territorio di pensare positivamente rispetto al futuro. E cito un rapporto che si è creato veramente speciale e particolare, che fino a un anno fa non ci si poteva pure pensare, con la Confartigianato, con il settore artistico della Confartigianato, con cui abbiamo stretto un rapporto di reciprocità per promuovere la possibilità di inserire anche dentro queste strutture delle attività a carattere artistico nel settore dell'artigianato. Su questo la sovrintendenza è stato il primo segnale di positività e quindi voglio chiudere su questo segnale. Grazie.